Gazzetta dello Sport. Buonasera. Prima ti ho sentito già commentare questa partita, non sei assolutamente d'accordo con il risultato finale. No. Ti ha deluso come, e non lo ritieni giusto. Sì, assolutamente, siamo rammaricati, anche perché abbiamo avuto davanti una squadra che è sempre abituata a giocare con tutte le squadre a dominare gran parte del possesso, cosa che oggi siamo riusciti a controbattere e a fare il gioco noi, insomma. E sì, siamo rammaricati anche perché il risultato non ci dà assolutamente gioia per quello che abbiamo costruito, quindi sì, siamo veramente rammaricati. Il motivo di questo rammarico, a parte è il fatto che il Catania, secondo la tua opinione, no, ha giocato una buona partita, questo sicuramente nei primi 60 minuti di gioco, sta pure nel fatto che il Catania non ha trovato il tiro, la conclusione a rete, è mancata forse nel concretizzare la mole di gioco creata. Sì, assolutamente, esatto, infatti questa è una delle cose che ci è mancato, soprattutto il primo tempo, dove siamo avvicinati più volte alla porta e siamo mancati in quell'attimo lì, quell'andare oltre per sbloccare il risultato, e quella sarebbe stata totalmente una partita diversa. Grazie a lei. Nana, buonasera. Buonasera. Io ti faccio una domanda, e quindi è una mia lacuna che ti chiedo di colmare. Perché questa squadra deve subire una situazione di difficoltà per poter mostrare il suo carattere, come è stata quella casertana, e invece, ti chiedo scusa, non riesce dal primo minuto, tra virgolette sportivamente parlando, ad aggredire l'avversario? Allora, ti rispondo subito. Allora, creando così tanto, l'unico rammarico è di non averla buttata in porta. E questo ti toglie tutti gli altri problemi, dove l'avversario si viene a difendere sotto palla, dove tu sei costretto a fare gli straordinari, quindi sempre siamo alla rincorsa di tutto. E questo è vero, non riuscendo a buttarla dentro all'inizio, sembra che siamo sempre lì a rincorrere, a dover reagire quando subiamo un colpo duro, insomma. Questo è praticamente, e questo va assolutamente aggredita ancora di più, perché stiamo veramente facendo il tutto, ma non basta, dobbiamo continuare a dare quello che stiamo dando e dare ancora di più, questo posso dire. Un dato di fatto di questa stagione, dal primo di settembre a oggi, e comunque il Catania è caratterizzato da un pizzico di sfortuna, perché comunque Latina poi ha comunque certificato la sua vittoria, perché ha avuto altre occasioni per raddoppiare, esatto, perché sfrutta esatto, logicamente l'evoluzione della partita e gli spazi lasciati dal Catania. Però il Catania prende un Eurogol, al Catania non riesce niente, il Catania ogni partita è un infortunato. Detto questo, può essere che questa squadra, poiché con tutti questi innesti, che sono tutti di qualità, giocatori di esperienza, Serie B, Serie A, sentiate questa enorme pressione, non abbiate, come in un certo senso ha fatto capire Lucarelli, la mente libera per poter giocare a pallone divertendovi? Allora, diciamo che sì, ovviamente non ci aggrappiamo ad alibi, che ce ne sono ogni settimana, ce n'è qualcuna, però siamo parecchi di noi che sono venuti per colmare tutte queste lacune, insomma. E poi un altro fatto, siamo veramente giocatori di esperienza e sappiamo la piazza come Catania cosa ci dà e cosa dobbiamo dare a questa società, a questa maglia, a questi tifosi, che veramente ogni volta c'è da ringraziarli veramente, perché si fanno chilometri e chilometri, poi a noi viene veramente il male quando li vediamo lasciare lo stadio non contenti, insomma. E quindi, cioè, non ci dobbiamo aggrappare a nessun alibi, dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, perché stiamo crescendo di partita in partita, però di tempo non ne abbiamo più, quindi dobbiamo accelerare i tempi e continuare a dare sempre qualcosa in più.
veramente l'ultima, ti chiedo perché è quello che anche nei giorni scorsi hanno parlato di quella parola dei tifosi. Vi state guardando ora un po' alle spalle, perché il timore è che giocatori che sono stati abituati per raggiungere altri obiettivi forse non hanno la predisposizione a un altro tipo di campionato, un altro tipo di partite, che tra le altre cose potrebbero inficiare quanto di buono fatto in Coppa Italia. Grazie. Allora sì, noi ci stiamo guardando di tutto e di più per far funzionare quello che magari non di un pizzico, quella piccola cosa, il dettaglio che ci fa capovolgere tutto dal momento positivo e trasformarlo in un momento negativo. E quindi su questo stiamo veramente vedendo di tutto. Il mister, lo staff, la società si sta inventando veramente di tutto, e anche noi giocatori stiamo buttando veramente il cuore oltre l'ostacolo, però so che non basta, e veramente anche a noi ce lo diciamo, non basta mai, perché avere questi risultati fa male alla squadra, come soprattutto fa male ai tifosi, fa male alla società, e quindi non basta, dobbiamo solo trasformare tutto questo senza parlare tanto, ma fare tanto.